La benedizione non può essere una semplice tradizione, un po' di alfa che mettiamo su un altro numero. La benedizione è invocare la presenza di Dio laddove noi andiamo a fare qualche cosa, laddove noi stiamo, la presenza di Dio. E certamente in un centro antiviolenza ci deve essere Dio, perché se no si lavora nel vuoto, è il Signore che ci dirige, è la sua legge che ci dirige, sicuramente. Ed è questa benedizione che chiediamo al Signore. Vieni tu a stare con noi, vieni tu ad abitare in questo centro, a dare buone ispirazioni a coloro che ci lavorano, volontari, donne, tutte le persone professioniste che verranno chiamate a lavorare in questo centro, i conferenzieri che verranno, e poi soprattutto la benedizione per coloro che vengono nel centro a chiedere consolazione, conforto, a chiedere luce, a chiedere un consiglio, a chiedere assistenza, soprattutto dopo una violenza. In tutto questo, il conforto di Dio e la luce di Dio, appunto, va messa al primo posto. Ed è quello che noi vogliamo chiedere in questa benedizione. Oggi è la Santissima Trinità. Ecco, chiediamo la benedizione del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. La messa, la benedizione non è una messa, ma consentitemi per il tema che viene trattato in questo centro. Io sento il bisogno, insieme a voi, di chiedere perdono al Signore per tutte le volte che noi stessi abbiamo usato violenza, quella col pensiero, quella col giudizio, quella con le parole, quella con lo scritto, la violenza che usiamo con le mani, con i calci, con lo sguardo, con gli occhi, ogni tipo di violenza, e noi tutti in un modo o in un altro, forse è piccolo, ma siamo tutti dei violenti. Chiediamo perdono al Signore perché ci faccia costruttore di pace in tutti i modi. Diciamo insieme, confesso a Dio onnipotente che a voi fratelli sul nostro peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E adesso ascoltiamo della parola, la parola di Dio, la parola di Gesù, colui che è venuto a predicare la non violenza in tutti i modi e a costruire la pace e a invitarci sempre alla pace, soprattutto con la forza del perdono e la forza della riconciliazione. Ecco Gesù che cosa fa per difendere una donna. Gesù invece andò al Monte degli Ulivi. La mattina presto tornò al Tempio. Il popolo si affollò attorno a lui. Gesù si mise seduto e cominciò a insegnare. I maestri della legge e i farisei portarono davanti a Gesù una donna, sorpresa in adulterio, e gli dissero: «Maestro, questa è stata sorpresa mentre tradiva suo marito. Nella sua legge Mosè ci ha ordinato di uccidere queste donne infedeli a colpi di pietra. Tu che cosa ne dici?» Parlavano così per metterlo alla prova. Volevano avere pretesti per accusarlo. Ma Gesù guardava in terra e scriveva col dito nella polvere. Quelli però insistevano con le domande. Allora Gesù alzò la testa e disse: «Chi tra voi è senza peccato, scagli per primo una pietra contro di lei». Poi si curvò di nuovo a scrivere terra. Udite queste parole, quelli se ne andarono, uno dopo l'altro, cominciando dai più anziani. Rimase soltanto Gesù e la donna, che era là in mezzo. Gesù si alzò e le disse: «Dove sono andati? Nessuno ti ha condannato?»
La donna rispose: nessuno, Signore. Gesù disse: neppure io ti condanno, ma va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ecco il nostro Dio, e contro ogni violenza, la donna doveva morire secondo la legge di Mosè, e lui, Gesù, difende questa donna, che anche se perché dice, ha una sua vita, deve essere solo riscattata dal suo peccato, e Gesù lo ha. Ecco, questo è tutto il nostro lavoro che dobbiamo fare come esseri umani e come cristiani, dare dignità sempre a tutti. E prima di procedere alla benedizione con l'acqua benedetta, consentitemi, ci sta molto bene come programma di questo centro la preghiera di San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove c'è odio fa che io porti l'amore, dove c'è offesa fa che io porti il perdono, dove c'è discordia fa che io porti l'unione, dove c'è dubbio fa che io porti la fede, dove c'è errore fa che io porti la verità, dove c'è disperazione fa che io porti la speranza, e dove c'è tristezza fa che io porti la gioia, dove ci sono le tenebre fa che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché si è dando che si riceve, perdonando che si è perdonato, morendo che si risuscita a vita eterna. Amen. Amen. E tutti insieme, credenti e non credenti, una preghiera al Padre Celeste, perché aiuti questo centro, questa associazione, a portare questa dignità ai figli di Dio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, chiediamo la benedizione tutti questi fratelli e sorelle che sono qui presenti, e che come qui i tuoi possano costruire la pace sulla terra, possano lottare per dare dignità a tutti i tuoi figli che sono sulla terra, soprattutto i più fragili, i più deboli, tutte le vittime della cattiveria e della violenza umana. Ti chiediamo la tua benedizione per coloro che lavoreranno in questo centro. Ispira sempre i loro pensieri, le loro scelte, le loro decisioni, beneficio della comunità. E ti chiediamo addirittura la tua attenzione per quando archeranno questo centro, a chiedere consigli, a chiedere aiuto, a chiedere sostegno e conforto. E benedici anche coloro che verranno a lavorare qui dentro, tutti quanti insieme possano essere strumenti della tua pace, strumenti di giustizia, strumenti di solidarietà fraterna. Te lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Allora, tagliate. Buona. Comandante. Tagliate e poi entriamo. Tagliamo, vai. Male. No, tranquillissimo. Comandante. Convinzione. Approvazione.
Guarda che ce n'è scotch tesoro. Avvicinata pure tu, girati a Marta. Giova la via che c'è. Sì, bene, faccio il cambio con lui che è più alto. Guarda. Allora, un attimo di attenzione, vi rubiamo pochi minuti perché ci saranno un po' di interventi, ma pochissimi, perché dobbiamo un attimo spiegare quello che è nato, portare dei saluti che ci hanno inviato, e poi ci sarà il rinfresco, va bene? Un attimo di silenzio perché ci sono le telecamere, ci sono le televisioni, ci sono i giornalisti. Allora, prima di tutto, buonasera e benvenute e benvenuti a tutti e grazie. Devo ricominciare? Allora, andiamo avanti? Allora, prima di tutto vi voglio portare i saluti e le scuse del presidente della provincia Franco Iacucci, che stamattina fino alle 10 era confermata la sua presenza, purtroppo ha avuto un problema improvviso e ci ha mandato questo messaggio. A causa di un impegno personale sopraggiunto, sono molto dispiaciuto di non poter essere presente oggi pomeriggio con voi all'inaugurazione del centro antiviolenza Mirabal, ideato e fortemente voluto dall'associazione Donne e Diritti. Mi dispiace non esserci perché ritengo iniziative del genere estremamente importanti per il contesto sociale delle nostre comunità. La provincia di Cosenza ha messo a disposizione senza esitazione i locali e non appena sarà possibile, in un giorno da concordare insieme, verrò a visitare il centro con grande piacere. La provincia è al vostro fianco e lo sarà anche in futuro per portare avanti un progetto di grande valore. Troppe volte ci fermiamo a riflettere sul tema della violenza sulle donne, senza agire nel concreto. Oggi voi vi siete rimboccate le maniche e state mettendo in campo un concreto sostegno alle troppe vittime di violenza, vittime spesso due volte, prima della violenza e poi del silenzio di chi dovrebbe proteggerle, a cominciare dalle istituzioni. La violenza sulle donne, un attimo di silenzio per favore. La violenza sulle donne è una piaga infida, difficile da affrontare, perché molte volte le donne stesse non denunciano per la paura delle ripercussioni e anche del pregiudizio altrui. Tra le mura domestiche si consumano drammi che ignoriamo finché non balzano alle cronache per gesti estremi. Bisogna agire prima, prevenire e sostenere le donne che hanno paura di denunciare. Per farlo, associazioni come la vostra sono un fondamentale collante tra le istituzioni come le forze di polizia e le vittime, perché rappresentate un porto sicuro, una mano amica per uscire dall'incubo. E non c'è bisogno di dire quanto è necessario intervenire, ma i dati ce ne ricordano l'urgenza. In Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza, fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Da inizio anno i femminicidi sono stati ben 38, la più piccola vittima aveva solo 2 anni. I dati dell'anno scorso, durante il lockdown totale, erano ancora peggiori. Molte donne, a causa della pandemia, si sono ritrovate chiuse in casa con i loro aguzzini senza una via d'uscita. Anche nelle nostre realtà non bisogna sottovalutare l'emergenza, spesso appunto poco conosciuta e sottostimata.
La presenza di un centro antiviolenza in un centro importante e popoloso come San Giovanni in Fiore è in qualche modo un baluardo sociale che dice alle donne: non siete sole. Per questo voglio ringraziarvi per quanto fate e per quanto farete e augurarci che ci sia sempre meno bisogno di queste iniziative. Ma finché ci saranno noi come provincia, non faremo mancare il nostro supporto e la nostra vicinanza. Buon cammino, Franco Iacucci, presidente della provincia di Cosenza. Era doveroso leggervi il messaggio di augurio del presidente della provincia di Cosenza, perché come ben sapete tutti quanti, ma per chi non lo sa lo ripeto, questi locali che siamo qui in una ex scuola, era l'istituto professionale di San Giovanni in Fiore, questi locali ci sono stati concessi dal presidente della provincia Franco Iacucci, che l'anno scorso ha condiviso, sostenuto e appoggiato il progetto dell'Associazione Donne e Diritti, che ha voluto fortemente la nascita di questo centro antiviolenza. Grazie ancora al presidente Franco Iacucci, che come ha detto nel messaggio presto verrà a visitare questo centro. Vicino a me, alla mia destra, c'è Marta Picardi del Centro Antiviolenza Lanzino. Noi dobbiamo tanto al Centro Antiviolenza Lanzino, perché prima di tutto le nostre operatrici, le operatrici che si sono formate lo hanno fatto proprio grazie al Centro Antiviolenza, grazie a Marta, ad Antonella Veltri, a Roberta Attanasio, Vicky, tutte. Sono tante, ora non sto qui ad elencarle, e noi dobbiamo ringraziare perché ci sono state accanto passo dopo passo. Già l'anno scorso, era maggio quando abbiamo contattato il centro antiviolenza, era maggio 2020, eravamo appena usciti dal lockdown, perché il lockdown era finito il 4 maggio, e chiamammo al centro antiviolenza, dicemmo che il nostro progetto, e loro ci hanno accolto, Antonella, Marta, Roberta, e già ad agosto, il 7 agosto, vennero qui a San Giovanni in Fiore e facemmo nel salone della parrocchia di Santa Lucia, ringraziamo ancora nuovamente Don Battista Cimino che ce lo mise a disposizione, facemmo un grande convegno, proprio lanciammo il 7 agosto, quel giorno, l'idea che del centro antiviolenza, scegliemmo anche il nome delle sorelle Mirabal, poi Raffaella o Angela vi spiegheranno il perché lo abbiamo dedicato alle sorelle Mirabal. E quel giorno fummo tante, venne nuovamente Marta, e da lì è cominciato tutto un percorso che ci ha portato oggi, finalmente, 30 maggio 2021, all'inaugurazione di questo centro antiviolenza. È un nuovo progetto socioculturale che le donne dell'Associazione Donne e Diritti hanno voluto per la comunità di San Giovanni in Fiore, perché questo centro antiviolenza è di tutta la comunità di San Giovanni in Fiore, ma anche dei paesi silani, della Presilia, perché è un punto di riferimento per tutte, lo diceva anche prima Don Battista Cimino, per tutte le donne che sono in difficoltà, che vivono qualsiasi forma di violenza. Noi ci siamo, ci saremo, siamo a vostra completa disposizione. Voglio prima di passare la parola a Marta, fare un saluto particolare e un abbraccio virtuale, perché in questo periodo di Covid non possiamo farlo, a tutte le donne dell'Associazione Donne Diritti, che sono state tutte fantastiche. Noi siamo tantissime. Ieri mi hanno comunicato che siamo l'associazione più numerosa che c'è in Calabria, e la cosa anomala è che siamo tutte donne che da più di 2 anni stiamo insieme, e questa è la cosa più bella, perché non è facile stare insieme tante donne, eppure noi riusciamo a superare ogni piccolo problema, se c'è qualche screzio si discute e si va avanti, e siamo appunto forti per questo. Abbiamo creato, consentitemi di dirlo, all'interno della comunità di San Giovanni in Fiore una piccola comunità, perché fra di noi ci aiutiamo, siamo solidali, se abbiamo bisogno di qualcosa ci chiamiamo, ci telefoniamo, siamo un tutt'uno.
La vicepresidente dice sempre: siamo un mosaico, se manca un tassello il mosaico non è più bello. Ecco, oggi voglio ripetere le sue parole, perché è vero. Tutte, io vi dico che da noi ci sono tutte le fasce d'età, abbiamo persone di 85 anni, di 70, di 40, di 25, di 30, ci sono, siamo tutte rappresentate, siamo varie, è un gruppo vario ed è bello che, oh, e soprattutto vi voglio dire una cosa, in una settimana hanno fatto cose grandiose, perché abbiamo trovato i locali, giustamente erano chiusi da anni, eppure in una settimana sono riuscite a portarlo a questo livello che lo avete visto voi. Io ringrazio anche i partner delle donne dell'associazione, perché si sono dati tutti da fare: Gino, il marito di Rita, Giovanni, il marito di Teresa, Mario, che lo salutiamo, che è qui alla musica, il marito di Katia, va tutti, mio marito. Grazie. Marito e tutti gli altri che nel loro piccolo hanno contribuito per far sì che fosse la riuscita di questo giorno, ma soprattutto che iniziasse il cammino del centro antiviolenza. Dopo questo piccolo convegno ci sarà il rinfresco e io ringrazio le persone che questa sera sono venute anche da fuori a salutarci, ringrazio Riccardo Cristiano di Libere TV e Marco Marchese, ringrazio Luigi Pandolfi, giornalista, scrittore del Manifesto, ringrazio Massimo Covello, segretario regionale FIOM CGL, ringrazio Ernesto e Anna Greco di Sinistra Italiana, che hanno portato i saluti del loro segretario Angelo Broccolo. Ringrazio Ferdinando Laghi, candidato con Luigi De Magistris, vediamo chi riesco a vedere qui. Allora, dopo leggiamo gli sponsor. Ringraziamo prima di tutto il comandante dei carabinieri di San Giovanni in Fiore, che subito ha accettato il nostro invito, la polizia municipale di San Giovanni in Fiore, soprattutto sono rimasta molto contenta quando sono venute le donne, le vigilesse. Ringraziamo Don Battista Cimino, ringraziamo Padre Giovan Battista del Urso, ringraziamo Sila TV di Antonio Oliverio. Vi leggo un attimo tutte le persone che hanno contribuito questa sera ad essere qui nel loro piccolo. Allora, Vincenzo Sganga, Rosa Ma, Pasquale Bitonti Ferramenta, Il Sette Bello, Maria Assunta Maria Euro Più, Cantina Mascaro Antonio, Mimmo Caruso. Mimmo Caruso ci ha donato questo bellissimo arazzo di Frida Kahlo. Grontec di Massimo Barile, La Boschiva Fratelli Bitonti, Il Chiosco di Zio Thomas, Bottega del Gusto, Mister Smartphone, Giacomo Brunetti, Panificio Cerenzia, Fratelli Marra, SRL, Caffesila, Mario Matal, Centro Studi Gioacchamiti, La Bucceria, Sila Sole, Fratelli Talerico, Barberio Barbara, Posta Privata Marra Caterina, Spano Giacomo Parrucchiere, Lilium Veltri Fioraio, Bertichini Antonio Finestre PVC, Spizzico di Zio Peppe, Cose di Casa dei Fratelli Gallo, Il Cinese Luigi, Oliverio Antonio Mobilificio, Supermercato MD, Bar Aldold di Gerardo Lopez, Auto Officina Ford di Romano Giuseppe, Mini Market di Lucente Loredana, New Parket Color di Pasquale Laratta, Caseificio Mosca, Bar Coffee, Punto E, My Make Your Style di Sonia Valente, Grafica Florence Mariano Spina, che ci ha omaggiato dell'insegna, Maria Curia Butterfly Parrucchiera, Il Panorama dei Fiori di Graziella Straface, Dulcis in Primis di Katia Pignanelli, Tarasi Pietro, Consorzio Produttori Patate e Valerio Cordua. Grazie. Dopo tutte queste persone hanno contribuito nel loro piccolo ad aiutarci sia per il centro antiviolenza sia per l'inaugurazione. Quindi io ringrazio la comunità di San Giovanni in Fiore, che ha risposto veramente tutta. Tutti hanno voluto contribuire per mettere una piccola pietra a questo centro antiviolenza. Io ringrazio veramente San Giovanni in Fiore, che è con noi e sta sostenendo questo progetto. Grazie di cuore a tutti, un abbraccio virtuale. E ora Marta Picardi del Centro Antiviolenza Lanzino.
tutti. Allora, volevo ringraziare Stefania, ma anche tutte le socie di Donne Diritti, con cui ci conosciamo già dal mese di agosto. Finalmente siamo qui. Finalmente siamo arrivati al giorno in cui si apre questa porta. Anche io sono molto emozionata perché ho partecipato, diciamo, alla nascita, ho assistito alla nascita di questo progetto. È sempre bello quando dei gruppi di donne decidono di organizzarsi. Questo ha una potenza che l'abbiamo letta in quella lista lunghissima di nomi, perché un gruppo di donne attiva cambiamento, crea comunità, agisce per far muovere la comunità. Penso che sia simbolico che questo centro antiviolenza sia stato creato con un pezzetto di ogni cittadino e cittadina, anzi non ce lo dimentichiamo che qui dentro c'è un pezzetto per ognuno di noi, quindi che ognuno di noi ha la responsabilità che questo luogo sia un luogo protetto e che sia sostenuto. Oggi vedo che qualche autorità manca, questo mi rattrista, perché è molto invece importante che questo luogo sia riconosciuto come cittadini e cittadine, e pian piano sarà riconosciuto anche dalle istituzioni. Oggi ce n'era già qualcuna e che spero, insomma, avrà cura, anche loro avranno cura di questo luogo, perché un centro antiviolenza è un regalo che queste donne hanno fatto alla vostra comunità. Ed è un grande regalo, è molto importante, un luogo non solo dove trovare aiuto, che è la cosa più ovvia, che tutti immagineranno, ma anche dove poter venire a discutere, uno spazio di pensiero, di libertà per tutte le donne di questo paese e anche proprio di questa comunità allargata. Ad agosto dello scorso anno dicevo che tante volte ricevevamo delle telefonate da qui e non sapevamo cosa fare, perché c'era la neve, le donne non potevano venire da noi. E oggi quindi sono molto contenta che se mi chiameranno con la neve io gli potrò dare questo indirizzo e gli potrò dire di incontrare Stefania o anche Raffaella o anche Angela e tutte le altre donne che si sono formate da noi. È importante questo aspetto della formazione, perché loro hanno speso un anno prima di aprire per formarsi presso un ente accreditato dalla Regione Calabria, questo affinché il loro intervento sia un intervento competente. Anche questo è, diciamo, richiesto dalle convenzioni internazionali. E a proposito di convenzioni internazionali, anche il sostegno delle istituzioni è qualcosa che è richiesto dalle convenzioni internazionali. Ecco perché oggi sono dispiaciuta di qualche assenza. Quindi nasce sotto i migliori auspici, con un pezzetto di ogni cittadina e cittadino della comunità, e posso solo darvi il mio in bocca al lupo e dirvi che, insomma, appena potrò vi verrò sempre a trovare volentieri. In bocca al lupo. Grazie Marta. Don Battista Cimino. Don Battista, venite qua, più vicino. Dite voi. Io penso di aver fatto la mia parte, già prima con la benedizione. Ho solo detto e ribadito che in questi discorsi per la dignità umana abbiamo bisogno di essere guidati. E la legge di Dio, e la fede in Dio è quella che ci può guidare. Lo Spirito Santo ci deve guidare in queste cose, perché sapete che gli uomini abbiamo sempre opinioni diverse, alla fine tutti quanti sono padroni della verità, che spesso ci mettiamo gli uni contro gli altri, condividiamo e non condividiamo. Dobbiamo avere una base comune, questa base comune come figli di Dio ce la dà il Signore, quindi che ci sia anche questo riferimento al noi dobbiamo, noi sacerdoti, le quote cristiane, un po' dietro le quinte.
perché diciamo spesso le vittime della violenza poi hanno bisogno di rifarsi della loro dignità, e spesso i mezzi umani non bastano, ci vuole questo essere ricostruiti dentro dalla grazia di Dio e dalla fede in Dio. Per quanto mi riguarda, padre Gian Battista e il nostro vicario foraneo, siamo qui a fare questo lavoro dietro le quinte, voi andate avanti con i vostri discorsi, ma noi siamo lì in questo lavoro di aiutare le vittime della violenza e di prevenire con i principi morali tutti i tipi di violenze che ci sono sulla faccia della terra. Grazie e buon lavoro. Ringrazio anche i giornalisti, Antonio Mancina che è qui del quotidiano, grazie Antonio. Padre Giovan Battista, un saluto. Non vorrei che fossimo troppo talore, però due solo cose mi stanno venendo in mente. Quando Mosè andò sul monte, l'Orebe non era il Sinè ancora, gli apparve Dio, Dio si presentò col suo nome, ma tu chi sei? Io sono colui che sono, certamente questo lo sapete. In realtà la traduzione non è nemmeno esatta, Dio dice io ci sono, questo è il nome di Dio, io ci sono, dovrebbe essere così per tutti, io ci sono, noi ci siamo, voi adesso ci siete e continuate a esserci, auguri. La nostra vicepresidente Caterina Lucente. Anche io li tengo tutte e due. Vabbè, sono abituata ormai. Io naturalmente hanno già detto loro quello che hanno, naturalmente le cose più importanti. Ringrazio tutti voi di essere qua. Io sono molto emozionata. Io oggi sono un collettivo nel senso che sono vicepresidente, sono la cantante, sono l'animatrice, sono la donna, sono l'amica, sono tutti voi, sono per tutti voi. Io auguro che questo centro, da parte di tutte le donne, tolgo la maschera, da parte di tutte le nostre associate, che in questa settimana, come ha detto la mia Presidente, abbiamo fatto una settimana di fuoco, però alla fine è uscito il sole, anche se oggi ci sono le nuvole, dietro c'è sempre il sole, quindi no, è acqua santa, brava, come ha detto è acqua santa. Ringraziamo Don Battista, ringraziamo soprattutto tutti voi, perché voi siete il nostro pilastro e come dico sempre, mi raccomando, sempre la violenza da parte, non ci deve essere. Io spero che questo centro, che è un centro antiviolenza, un domani diventerà un altro tipo di centro. Quindi voglio dire questo, lo so, l'avete già tutti capito, quindi io spero che questo centro diventi l'opposto di quello che è. Grazie a tutti e dopo ci deliziamo con un aperitivo, un rinfresco e con un po' di musica. Grazie a tutti voi, alle istituzioni, grazie naturalmente alla Polizia Municipale, a tutti quanti voi. Grazie a tutti. Allora, prima di lasciarvi tutti liberi per il rinfresco, volevo solo dire una piccola cosa. Io, come sapete, sono la presidente di questa associazione di Donne e Diritti e una mattina mi sono svegliata e ho scritto nel gruppo: ragazze, che ne pensate se creiamo un centro di violenza? Proviamo ad aiutare le donne che sono in difficoltà. Quando si fa una cosa, quando si pensa a qualcosa, non è che nasce così. Spesso e volentieri, perché si è assistiti a della violenza oppure si è subita della violenza. E io oggi voglio dedicare questo centro antiviolenza a due donne particolari della mia vita. Voglio dedicarlo a mia mamma, che purtroppo ha subito violenza e nonostante tutti i dolori, i sacrifici e i lutti che ha subito, oggi ancora c'è, e a mia suocera, due grandi donne. Brava. Due grandi donne che hanno accompagnato il percorso della mia vita, lo hanno modificato,
grazie a loro, perché sono vissute in un'altra epoca dove gli uomini erano particolari, e quindi lo voglio dedicare a loro, e poi a tutte le donne della nostra associazione, a tutte le donne di San Giovanni Fiore che in silenzio hanno portato la croce della violenza, qualsiasi tipo di violenza. Grazie a tutti per essere venuti. Salutiamo, anche se non c'è, che non è venuta, noi l'avevamo invitata ed è donna e questo ci dispiace, il sindaco di San Giovanni in Fiore. E per il resto cosa dirvi? Grazie a tutti, restiamo tutti uniti e ora deliziamoci con questo rinfresco. Grazie di cuore a tutti.